saluto da Maurizio Colantoni in diretta la seconda tappa della World League femminile, ma siamo proprio sugli inni delle due nazionali, il primo game tra Fiorentina e Catania, ricordando che la formazione dell'Orizzonte è in testa nelle vittorie. Dunque, primo parziale di questa secondo round tra Italia e Germania di World League, e c'è subito la prima Italia che cerca di far girare palla velocemente. Silvia Motta allarga per Giulia Bartolini, ancora la Motta, 17 secondi e c'è con un po' di pressing la nostra nazionale, 15 secondi al termine dell'azione, c'è il tiro, peccato, la palla sfugge, la nuova giocatrice del Catania, lei che va a tagliare il campo, dall'altra parte c'è la nostra nazionale azzurra, però sono due giocatrici di talento importanti per questa Italia, ma c'è la rete, vediamo l'immagine, eccolo qui il gol della Gels, passaggio puntuale da parte della Jagescher, ancora però l'Italia in avanti, 4-2 per la Germania, vediamo se riuscirà a sfruttare il tiro, c'è la rete della Nossing, della nazionale di Roberto Fiori, passaggio centrale verso il centro, poi c'è, si gira molto breve, molto bene la giocata, tutto pronto per la battuta, parte la zona, c'è la rete del 6-3 purtroppo per la nostra. Ancora un'azione per la Germania che va di nuovo a realizzare, dunque superiorità numerica per l'Italia, adesso vedremo se riuscirà a dare a rete, così è buona l'azione dell'Italia, un allenamento, passatemi il termine, intanto c'è il gol ancora della Germania a portare superiorità numerica dunque per l'Italia con la Zöllner fuori, Italia che va alla conclusione e va a mettere dentro l'Italia. Dopo il match di oggi con tanto il tiro da fuori, guardate, qui c'è un'indecisione da parte sia della difesa, vedremo se riuscirà a sfruttare la nostra nazionale il pallonetto, c'è la grandissima rete ancora dove Germania. Passaggio per Miriam Lahlum e c'è la rete proprio del il primo, 7-4. La Germania, c'è la rete, 10-7, secondo parziale. Ancora la Germania tutta sola, Claudia Bone in avanti, c'è però un fischio, l'Italia è tutta sola in questo momento e c'è la rete, buona questa volta, una leggerezza da parte dell'allo, da parte della Barzon, ancora palla in posizione 1 e c'è la rete, peccato da parte della, ancora Iale, deve fare presto l'Italia per andare alla conclusione, così è, trova la rete, molto buona Rosaria Crusona, ancora però le due numero 7, le due calottine numero 7, ancora l'Italia pronta ad andare al tiro e guardate che grande rete riesce a Tromotta che si va a riprendere il pallone, l'Italia che deve andare alla conclusione, lo fa e c'è la rete importante, l'Italia ha numerica sulla Germania, adesso cercherà di andare ovviamente alla conclusione, la Roe, lei sulla palla, il tiro, c'è la rete della Germania che proprio in, perché c'è ancora una finale che si sta giocando, intanto c'è la rete molto bella da parte di Valentina Ai, la Germania in questo ultimo tempo che andrà a chiudere questo primo match del secondo round, intanto la Germania va ancora a segno, palla ancora la Salun, il tiro e c'è la rete purtroppo per la Germania, rete del 15 praticamente a giocarsi la finalissima del massimo campionato, ancora una rete della Germania da lontano, la Russia domenica 20 e c'è la rete dell'Italia molto buona, a rivedere l'azione, ma adesso c'è il contropiede della Germania, non riesce la ancora Germania, il tiro e c'è di nuovo ancora una rete, ma poca esperienza, l'Italia che questa esperienza dovrà farla, certo potrà lavorare sicuramente meglio con la Germania che va al tiro e trova ancora la rete. Ebbene, possiamo giocare, possiamo provare molte soluzioni a prescindere dal risultato, è quello che abbiamo ribadito, intanto c'è la rete dell'Italia, infatti l'Italia che riparte nuovamente alla ricerca del 15° gol, stiamo entrando nell'ultimo minuto, così è, e arriva la reazione buonissima da parte, sotto tre reti nel primo, tre reti nel secondo e poi c'è ancora una rete qui per le giocatrici tedesche, la rete del 20, condizioni, un'Italia che deve sperimentare, deve provare, grande la rete però
delle nostre azzurre. Brava ancora lei per l'Italia, e con 5 reti la Cruzona